Ragazzi, buongiorno a tutti. Siamo a Roma, in via del Gazzometro 54. Siamo con Kenta, che avete già visto in un altro video in cui abbiamo massacrato le gambe, che temporalmente rispetto a questo è un'ora fa. Quindi, esatto. Post allenamento di gambe, siamo venuti qui per fare questo contenuto che è un contenuto inusuale per il mio canale perché non fa parte di nessun format, ma l'ho fortemente voluto perché, uno, avere Kenta a disposizione era un'occasione da non perdere. Due, perché riguarda qualcosa che sapete benissimo che io adoro e infatti potete già intuirlo, visto che siamo davanti al ristorante Sakana Sushi. Che cosa faremo oltre a mangiare tutto l'universo possibile e inverosimile? L'obiettivo è quello che vorrei capire, perché un po' sono informato, non tantissimo, la vera cucina giapponese, il vero sushi. Capire se quello che siamo abituati a mangiare è il vero sushi, come si mangia, il significato, ne parlavamo prima, qual è la tradizione, come si impugnano le bacchette, banalmente. Cioè, farci spiegare da un vero cultore della cultura giapponese come si mangia il vero sushi. Quindi lascio la parola a Kenta. Grazie Andrea. Allora, niente, ho sentito che a te piace un sacco il sushi. Io ho un problema col sushi. No, non potevo non portarti ad uno dei ristoranti autentici giapponesi qui a Roma. E niente, diciamo che il sushi, come è conosciuto, ha una tradizione molto molto importante, una delle arti culinarie giapponese. Sushi in sé ha un significato particolare. Sushi si scrive con due ideogrammi, vuol dire Kotobuki o Tsukasadoru, che vuol dire lunga vita e occuparsi, quindi è un piatto, un cibo che augura, un piatto portafortuna che augura lunga vita di coloro che mangiano. Sushi. Quindi, facendo un breve conto, io dovrei vivere per i prossimi 2000 anni. Sicuro. Con tutto quello che ho mangiato in vita mia, ho 2000 anni di vita davanti. Perfetto, ok. Io direi entriamo e io gli farò un miliardo di domande e soprattutto mangerò tutto il possibile perché dopo le gambe ho una fame ed è terribile. Quando ci vuole, ci vuole. Andiamo. Ciao Robby, tutto ok, tutto ok. Ciao, piacere. Io ti avviso che dovrei impegnarti un sacco perché non per il... Hai visto quanto mangia Kenta però? Ma non sai quanto mangio io, è quello il problema. Quindi mi ha parlato super bene, quindi sono super curioso. Vai, prego. Grazie. Grazie. Quindi ora sono completamente nelle tue mani. Eccoci. Spiegami tutto, io sono pronto a imparare tutto quello che c'è da imparare. Allora, intanto esordirei il discorso dicendo che questo è il ristorante autentico giapponese, dove abbiamo anche sushi chef preparatissimo giapponese. Fantastico. Tra l'altro amante del bodybuilding. Oh, questa è una roba importante, questa è una cosa molto importante. A questo punto lascerei a lui, diciamo, sulla scelta dei sushi, quindi omakase, e aspettiamo i sushi. Perfetto. Domanda prima di cominciare, che so che tutti voi lo state volete chiederlo, ma non avete il coraggio. Io ho il coraggio. Vediamo se Andrea sa usare bene le bacchette. Come si tengono le bacchette in maniera corretta? Si rompono, ok? Io le tengo così, solitamente. Ok. È corretto? Bene. Sì, sì, va benissimo, benissimo. Questa è la modalità corretta. Sì. Se riesci a tenere un pochettino più su, sarebbe... Ok, quindi più alto. Bravo. Quindi bravo. Qua. Bravissimo, bravissimo. Quindi questo è il modo giusto per impugnarle, sì. Quindi sì, non so se si vede. Questo, muovendolo in questo modo. Quindi 1-0, ci siamo. Però il vero modo, cioè il modo autentico per mangiare sushi, usiamo le mani. Si usano le mani. Tolgo gli strumenti e sono pronto. Ovviamente si può usare anche le bacchette, giusto? Okay. Però diciamo la tradizione dice che usiamo le mani. Proprio perché sushi, nigiri soprattutto, è molto delicato. La parte sotto del sushi, la polpettina di riso, essendo molto delicato, proprio perché sushi chef prepara il riso in modo tale che si scioglie in bocca la polpettina di riso. Quindi è un po' difficile prendere sushi con le bacchette. Quindi con le mani, questo giuro non lo sapevo. Perché qualcosa, essendo veramente io amo da impazzire il sushi, mi sono informato. Quindi questa cosa alle mani non la sapevo. No. Prima che arrivino i piatti, visto che l'abbiamo qua,
Noi lo conosciamo come wasabi, wasabi. E come zenzero. Zenzero, sì. Wasabi, mi dicevi che poi nella ricetta classica viene già messo dentro nel sushi. Esattamente. Oltre, diciamo, i wasabi, oltre a dare, esalta il sapore del pesce e del riso, funge anche da collante, quindi tra pesce e riso. Perfetto. Si mette il wasabi. E quindi, e questo è il vero wasabi? Cioè, quello che si trova solitamente? Qua sicuramente sì, sì. Ma quello che troviamo di solito è wasabi original? Ma diciamo che usano la pasta di rafano. Pasta di rafano, ah. Ok. È una cosa simile o non c'entra nulla? Ma diciamo che hanno più o meno stesse proprietà nutrizionali, okay. Hanno il sapore simile, okay. Però diciamo che è wasabi vero, ha un sapore retrogusto dolciastro. Che invece il rafano non ha, perché io non lo uso mai, perché non mi fa impazzire, ma le volte che l'ho provato non ha un retrogusto dolciastro. Mentre lo zenzero, vabbè, usato come digestivo, questo che va bene, che a me sembra sempre detersivo quando lo mangio, personalmente non mi fa impazzire. Serve per digerire e mi dicevi prima per il palato zenzero. Fresco? Sì, 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 okay, sì, per rinfrescare il palato tra un sushi e l'altro. Ok, quindi viene mangiato tra una portata e l'altra, sì, praticamente. Esattamente, okay. Esattamente. Certo, non è che devi mangiare sempre, però quando ha bisogno. Quando c'è bisogno, esatto. Di. Ok. Quindi aspettiamo che arrivi. Che poi ho mille domande da farti anche sul sushi. Allora, ragazzi, intanto vi lascio il carpaccio. Questo è un carpaccio salmone e ricciola scottato con olio bollente al sesamo, condito con un po' di salsa ponzu, che è una salsa agli agrumi, erba cipollina e alga. Buon inizio. Grazie. Non ci siamo detti buon appetito. Buon appetito. Buon appetito, quindi in Italia è un augurio. Invece in Giappone si dice itadakimasu. Itadakimasu vuol dire un ringraziamento per coloro che hanno reso possibile questo piatto. Il pasto. Il pasto, esattamente. Quindi da produttore, pescatore, anche lo chef, il cameriere. È un ringraziamento per questo pasto. È bellissima questa roba. Infatti sono questi tratti della cultura giapponese che io adoro, perché hanno delle finezze, delle delicatezze che sono fantastiche. E mi è sempre piaciuta un sacco la contrapposizione tra l'immagine della parte guerriera del mondo giapponese, quindi della parte dei samurai, e l'unione a certi tratti così delicati. Quello mi ha sempre affascinato tantissimo, perché c'è proprio una contrapposizione che è fantastica. E invece, piccolo particolare, che forse non avrete notato, ma non c'è della Coca Zero su questo tavolo. Perché? Perché visto che sono qui per mangiare la vera cucina giapponese, voglio bere acqua e non avere nessun alimento che corrompa il sapore del sushi. Quindi, fantastico, veramente fantastico. Fantastico, wow. Un olio alla menta a parte, che è da abbinare a questo roll, che si chiama Illegale. L'interno, questi? Sì, okay. Capasanta e avocado dentro, tartar salmone e spigola marinato con lime. Vi consiglio di versarlo direttamente sopra. Okay. Qui abbiamo un battuto speziato di salmone con un sashimi sopra scottato con miso, gli fa un contrasto dolce speziato. E gambero rosso e uova di salmone sopra e salmone avocado all'interno, battuto di astice con maionese giapponese e gambero fritto avocado. Qui abbiamo dei gunkan, battuto di tonno con miso, che è una salsetta dolce, maionese giapponese e shiso, che è questa fogliolina aromatica. Qui abbiamo sempre battuto di astice con gambero rosso all'esterno, capasanta all'esterno, gambero salmone, uova di salmone sopra. Nigiri, gambero rosso, tonno, spigola con shiso anche qui sotto e salmone. Buon appetito! Fantastico! Grazie. Tutto questo si può accompagnare con la salsa di soia, giusto? Esattamente. Ok, e lo mangeremo con le mani. Esatto, soprattutto nigiri. E tu mi insegni, su questo sono preparato, che i nigiri, la parte che va intinta nella soia, è il pesce. Esattamente, non sul riso. Non il riso. Perché? Perché si spappola. Ah, ok, il riso perde consistenza. Esattamente. Ok, fantastico. Intanto che tu spieghi, mi permetto di versarti la soia. Diciamo che oltre che il riso si spappoli, assorbe troppo la salsa di soia intingendo riso nel salsa di soia, quindi perde anche il sapore, corrompe troppo il sapore. Esattamente. Ok, allora ha detto che questo va versato sopra questi, quindi lascerei per ultimi. Sì, così almeno. Bene, cominciamo mentre mangiamo. Io provo delle domande.
quali sono tra questi gli originali giapponesi? Perché okay. i roll leggevo che non sono esattamente esattamente uramaki, non sono sushi tra virgolette non autentici giapponesi. Nigiri, gunkan, chirashi, questi sono maki, hosomaki, futomaki, sono sushi autentici. Ok, perfetto. Quindi di questa parte, diciamo che questa parte è quella originale. Esattamente. Mentre questa è quella più... rivisitati, diciamo. Rivisitati, esattamente. Bene. Io continuo perché ho fame. Via via. Eccezionali. Sono eccezionali. Voglio lasciare, io solitamente quando mangio sushi, mangio per assurdo solo le cose che hai citato. Non mangio roll, solitamente non mangio fritti, ma oggi voglio assaggiarlo. E voglio lasciare per ultimi i nigiri, perché sono il sapore con cui sono più abituato a avere a che fare, voglio proprio capire come, qual è la differenza. Ah, poi diciamo che c'è un altro modo per mangiare sushi. Se vi è difficile magari mangiare con la con le mani il sushi oppure con le bacchette per intingere nella salsa di soia, potete usare lo zenzero per mettere la salsa di soia sul sushi. Un sushi tipo gunkan, che è un pochettino difficile usare le bacchette e mettere nella salsa di soia, a questo punto potete usare intingere, per esempio, lo zenzero, prendete un po' di zenzero, tingete nella salsa di soia e mettete un po' di salsa di soia sopra. Ah, è così. Anche questo mai visto. Però voglio affinare la tecnica con il metodo classico. Con le mani ho provato, è strano. Cambia anche mangiare con le mani, una sensazione diversa. Ma ci sono delle leggende sulla tradizione del sushi? Cioè, dove nasce? Allora, diciamo che l'origine del sushi nacque nel sud-est asiatico come pesce fermentato utilizzando riso. Quindi nei vecchi tempi non si mangiava il riso, ma si mangiava solo la parte del pesce. Non sapevo. Il riso veniva utilizzato per fermentare il pesce, anche per metodo di conservazione. È solo uno strumento per poi mangiare il pesce. Esattamente, esattamente. Poi durante il periodo Edo, circa 1600-1800, nacque attuale forma di sushi. Ma come viene visto in Giappone l'exploit che ha avuto il sushi qui in Occidente? Come viene visto? Come viene... una cosa che viene vista più come una rottura della tradizione o una cosa che viene ben vista perché la cultura si è aperta anche all'Occidente? Ok, diciamo che una delle occasioni per approfondire la conoscenza sull'arte culinaria giapponese. Quindi ovviamente è importante conoscere i sushi autentici, ma conoscere anche la varietà dei sushi, nel caso di uramaki, anche nel caso di uramaki, che comunque porta nella cultura giapponese. Quindi secondo me troppo rivisitato magari fa perdere un po' il senso del sushi, però una rivisitazione come uramaki potrebbe essere un'occasione per conoscere l'arte culinaria giapponese. Questo è interessante perché ogni tanto viene sempre scambiata la cultura giapponese come una cultura molto privata, molto chiusa. Invece non lo è proprio in tutti i settori. Anche in Giappone si è un po' aperta la tradizione, non è rimasta così chiusa. Esattamente, esattamente. Questo è interessante. Ma quando verrà in Giappone? Quando andremo in Giappone? Sarebbe fantastico riuscire ad andare con... se riuscissimo ad andare veramente con te. Tu vai spesso in Giappone? Sì, una o due volte all'anno. E quindi quando andremo in Giappone ti porto a mangiare sushi, quello giapponese. No, quello sarebbe un sogno. Io sono super tentato, quindi devo fare così? Yes. Ok. E qua non usiamo la soia, giusto? No. Ok. Questo è l'ultimo pezzo, mi manca questo per ultimo. Veramente, di sapori diversi. Un po', anche perché utilizzando l'olio aromatizzato,
diventa un po' sushi occidentalizzato. I nigiri, ero incuriosito da quelli. Pensavo che, ovviamente non per il pesce, perché il pesce e il filetto rimane filetto, ma per il riso, di trovarlo un po' più duro. E invece no, è comunque molto molto delicato, perché qualcuno che sta in Giappone mi aveva detto che il sushi in Giappone ha un gusto molto più forte. In realtà no, non ho notato questa cosa, mi sembra tutto molto delicato. Lasciando stare i roll, che come hai detto sono una rivisitazione, quindi sono sapori che avvicinano un po' di più la nostra cultura. Delicato, per nulla impattante sul palato, zero. Io non uso lo zenzero perché non mi piace, quindi veramente veramente buono, veramente. No, è morto. E nella cucina giapponese, oltre al sushi, quali sono le specialità? Ma oltre al sushi ci sono, diciamo, tanti piatti, tra cui magari qui in Italia sono conosciuti tipo ramen. Il ramen, sì, certo, chiaro. Ultimamente va di moda anche okonomiyaki, una specie di frittata giapponese. Ok. Tipo street food, takoyaki, pallettine di, insomma, l'impasto dentro polpo. Ok. Poi ci sono diversi piatti, per esempio katsukare, che andava un sacco di moda su social, perché questo, diciamo, suono che richiama un po', riso con curry sopra la cotoletta di maiale. Il katsukare, esatto, famoso. Esatto. Non c'è. È venuto in mente sta roba, mi dico sì, sì, l'avevo già sentito, sì. Esatto, esatto. E a livello di dolce? Dolce, per esempio, dorayaki. Chi conosce l'anime giapponese, Doraemon. Il dolce preferito di Doraemon. Comunque sfruttate tantissimo il pesce, chiaramente, il pollo, quindi anche. Sì, anche. Una domanda invece, la carne rossa? La carne rossa abbiamo Wagyu, oppure carne Kobe, che sono due brand famosissimi in Giappone, di altissima qualità. Sì, sì. Diciamo che la caratteristica principale è quella di marmorizzazione dei grassi. Infatti è una carne molto grassa, che è tenerissima, che non l'avessi mai mangiata. Esattamente. C'è la carne di Kobe, c'è la carne di Wagyu. Esatto. Sono veramente fantastiche. Si scioglie veramente in bocca. Esattamente. È pazzesco. Mi sarei chiesto sui dolci, perché io sono poi, passando dal sushi, poi sapessi dirti di cosa sono addicted, dolci. Sono un fan. Quindi mi ero sempre chiesto quale fosse il dolce tipico giapponese. Sì, abbiamo, oltre al dorayaki, abbiamo anche i mochi. Mochi, ok. Polpettina di, insomma, riso. Ecco, i mochi pensavo fossero, adesso dirò una bestemmia, scusate, cinesi. Ero convinto, invece no, sono giapponesi. Sì, credo che ci sia anche in Cina. Ok. Però noi abbiamo questa tradizione di preparare mochi a Capodanno. Che sono buonissimi. Per augurare nuovo anno, di richiamare il dio del nuovo anno. Ok. Diciamo per augurare anche una buona raccolta del nuovo anno, ringraziando buona raccolta di anno passato e di augurare. Si ringrazia quello che è stato e ci si augura che quello che verrà sarà altrettanto bene. E anche questi aspetti, ripeto, la cultura mi fanno impazzire. Ancora una domanda, poi ti lascio finire, che io ho già finito. Quando gli italiani vanno all'estero, ci prendono tutti in giro perché noi andiamo a mangiare italiano all'estero. Quindi l'italiano che va a New York va a mangiare al ristorante italiano, che è assurdo, perché pensare di trovare una qualità al pari della nostra. Vabbè, avete la nostra cucina migliore, okay. Anche per voi è così? Cioè, voi avendo comunque una cucina molto particolare, molto semplice, ma molto particolare, sì, rispetto alla cucina occidentale. Quando uscite e venite in Occidente, avete la tendenza nel provare le nostre specialità o rimanete affezionati alle vostre? Beh, qui in Italia specialmente loro, giapponesi, vengono qui per assaporare la cucina italiana. Quindi tendenzialmente preferiscono mangiare la cucina italiana. Poi magari una settimana che stanno in Italia scelgono un giorno per mangiare la cucina giapponese. Perché invece l'italiano è molto 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 non metodico, come si dice, abitué sul cibo. Cioè, io ho fatto alcuni viaggi con dei miei connazionali, con italiani, che all'estero non hanno mai assaggiato nulla di caratteristico del posto.
e andavano a mangiare sempre la pizza o la pasta o tutto ciò che li riconduceva a casa, che per l'amore di Dio è bellissimo perché è una cosa molto romantica. Però io credo che se vai in un paese nuovo sia anche parte del viaggio assaporare le specialità di quella cultura, perché il cibo racconta tanto di un popolo, il cibo racconta tantissimo di una cultura, non solo dal punto di vista geografico, va da sé che il Giappone è un'isola e di conseguenza il pesce faccia da padrone, proprio anche il modo di cucinarlo, come viene servito. La cultura giapponese è una cultura veramente che con pochissimo fa tantissimo, perché come vengono presentati alcuni piatti è veramente imbarazzante, o come viene servito il tè, o la cultura sulla botanica, il bonsai. Una pianta piccolissima che però viene curata al millimetro. A me affascina questo, come con veramente poco, perché le bacchette sono due bacchette, non c'è coltello, non c'è forchetta, noi abbiamo 25 posate per ogni portata, c'è il cucchiaio da dolce, il cucchiaio da secondo, il cucchiaio da minestra, il cucchiaio da... con due bacchette si riesca a presentare una cucina di così alto livello. Infatti cominciano ad esserci anche i primi sushi stellati. A Milano c'è un sushi stellato. Questo mi affascina tantissimo. E infatti, come hai detto tu, la cerimonia del tè, questa è, diciamo, una delle massime espressioni dell'ospitalità giapponese. E come hai detto tu, con poche cose, con la semplicità, esprimere tutto ciò è possibile per accogliere gli ospiti. E questa è, diciamo, la semplicità giapponese. Nonché, visto che comunque noi siamo in un settore dove il healthy è fondamentale, ricordiamoci che la popolazione giapponese è una delle popolazioni più longeve al mondo. Esatto. E non è un segreto capire il perché, per lo stile di vita che ha. Chiaro, c'è una occidentalizzazione come c'è una orientalizzazione da parte nostra. Il boom del sushi negli ultimi ormai 10 anni è imbarazzante in Occidente. E credo che anche la cultura occidentale sia comunque entrata in Oriente. Ma la base della loro alimentazione non è come la nostra. La nostra alimentazione è basata su prevalentemente un alto quantitativo di carboidrati. Perché? Perché siamo un popolo di agricoltori. Siamo un popolo di agricoltori e pastori. Come tutti in epoca ancestrale, però noi particolarmente, noi abbiamo una geografia e un clima che, grazie mille, predispone alla nascita di tantissimi prodotti a livello agricolo che nascono in Italia e in nessun'altra parte del mondo, perché ci sono delle combinazioni di clima, di alture, di umidità che sono uniche. Il pistacchio di Bronte, piuttosto che il pomodoro pachino, cose che o ci sono in Italia o non ci sono. E quindi San Marzano. Altrimenti i tuoi fan napoletani sapevano. No, per amore di Dio. I nostri formaggi sono la Valle Camonica, mi taglia le gambe. Ciao ragazzi, la Valle Camonica, sempre fiero di essere camuno. Quindi il carboidrato era fondamentale, perché stando nei campi tutto il giorno c'era bisogno di energia. E perché ne avevamo in abbondanza. Pasta, tutte le culture sul grano, l'olio, che non è un carboidrato ovviamente, è un grasso, però vengono in mente tanti alimenti. Il Giappone sul pesce e sul riso. La nostra alimentazione però poi è veramente molto cambiata di più, è cambiata molto di più rispetto alla vostra. Voi avete l'influsso, ma la vostra base rimane. È un'alimentazione fatta da proteine di un certo tipo, un carboidrato derivato dal riso. Io non ho mai sentito un'intolleranza al riso, o forse l'ho sentita, ma rarissime volte, l'intolleranza alla pasta per il glutine ormai all'ordine del giorno. Cioè avete veramente una scelta di alimenti che permettono di avere un'alimentazione controllata, bilanciata, completa, nutriente, e che fa rimanere in salute le persone. E questo è eccezionale. Poi diciamo che c'è un detto in Giappone che è legato alla longevità. Noi diciamo hara hachibun me, mangiare 8 parti su 10, quindi non riempire mai lo stomaco. È un dato interessante perché una delle zone blu in Giappone, Okinawa, l'isola sud del Giappone, ci sono tantissimi longevi, ultracentenari. Diciamo che uno dei fattori che portano a questi anziani a longevi
e consumare meno calorie rispetto alle altre popolazioni. Per esempio, gli anziani di Okinawa consumano circa 100-200 kcal meno rispetto all'isola centrale del Giappone. E questa cosa... Guarda, se tu parli con qualsiasi medico, in maniera completamente scollegata da qualsiasi obiettivo sportivo, tutto il bodybuilding, l'attività sportiva, la composizione corporea, il volere essere magro, grasso, non c'entra niente. Parliamo di longevità, di benessere puro. Il corpo sta meglio mangiando correttamente e poco. Cioè, mangiare poco e correttamente e idratarsi molto è la chiave per poter avere un fisico che dura nel tempo. È normale, perché l'attività del culturista è un'attività completamente contro fisiologia. La crescita muscolare, l'aumento dell'ipertrofia, se partiamo da una base come la nostra, è l'evento più contro natura che noi possiamo cercare di innescare. Il corpo sarà sempre più portato ad accumulare massa grassa, perché? Perché la massa grassa è una fonte di riserva, è una riserva energetica. E il vostro corpo non sa che esiste il frigorifero. Non sapendo che esiste il frigorifero, per lui ogni pasto potrebbe essere l'ultimo. Quindi, in ottica di sopravvivenza, perché ripeto, noi ragioniamo ancora, togliendo il cervello a livello corporeo organico, secondo le leggi ancestrali di sopravvivenza. Per la sopravvivenza è più importante avere più muscoli, che sono un motore che consuma di più, o più grasso, che sono una fonte energetica in più? Ovviamente più grasso. E da qui la risposta, perché è molto più facile ingrassare piuttosto che mettere massa muscolare. Mangiar tanto è un impegno, costa fatica all'organismo. Tante volte un agricolturista in massa si sente sempre stanco, sempre intasato, sempre appesantito. È un impegno, è uno stress per il corpo mangiare tanto. Proprio per questo l'opposto, mangiare il giusto, crea tutta una serie di benefici che, ripeto, tolto qualsiasi obiettivo sportivo, danno benessere. Quindi, se vogliamo vivere di più e meglio, impariamo dal Giappone. Dai giapponesi. Sarebbe ideale. Vedo che sta arrivando altro, quindi hanno capito la fame. Appena detto una valanga di nigiri. Allora abbiamo nigiri di salmone, di ricciola e capasanta. Abbiamo salmone anche qui scottato con sale e pepe, e questo è scottato con salsa miso. Anguilla scottata con la sua salsina e filetto di manzo. Questo è un burro. E nigiri di spigola con shiso, spigola scottata con shiso da abbinare alla salsa ponzu, e gunkan con tartar di, l'avete conosciuto prima, spigola e salmone marinato con lime e condito con olio alla menta. Va bene la tradizione, ma la fame vince sempre. Sì, quindi direi proprio di sì. Direi che possiamo andare. Qual è il tuo sushi preferito? Salmone. Nigiri di salmone. Buono. Tutto ciò che riguarda il salmone. E tra l'altro io anche quando mangio normalmente ho proprio tre piatti, che sono nigiri di salmone, chirashi, eventualmente un uramaki, però avocado, salmone, stop. Non sono amante dei fritti, non sono amante delle variazioni. Se mangio il sushi lo mangio il più basic possibile, che alla fine ho scoperto che è quello vero. Non sono, nella cucina in generale, non amo le cose troppo elaborate, non mi fanno impazzire. Preferisco magari mangiare in maniera abbondante, non so, la pizza, crudo, crudo e bufala, basta, niente di più. Una cosa easy. Invece, il tuo piatto italiano preferito? Mangia, mangia. Viva Roma, la carbonara. Detto anche con accento romano. Fantastico. No, non potevo, non potevo escludere. La carbonara. La carbonara. Mi piace anche la fiorentina. Quindi con che carne? Cioè, diversamente da carne giapponese, wagyu, carne di Kobe, fiorentina è abbastanza magra, no? Però, nello stesso tempo, è tenero, tenerissimo. Infatti, le carni di wagyu e Kobe mi piacciono tantissimo, ma in poche quantità, perché dopo un po' la carne è troppo grassa, esatto, non mi fa impazzire. Se mangio carne rossa preferisco carne magra, nonostante la carne
con un po' di grasso abbia un sapore veramente molto molto più importante. Magari a livello nutrizionale, ai tuoi fans, quale sushi consigli di mangiare? Allora, il sushi è un'alimentazione molto pulita, ma comunque calorica, perché avendo un gusto così buono, la preparazione del riso, che non abbiamo parlato, il riso viene fatto con l'aceto di riso. Con l'aceto, quindi avendo un gusto dolce, ti porta a mangiarne molto. Non ti accorgi, ma mangi grosse quantità di carboidrati, abbinate comunque a prevalentemente un pesce che è il salmone, che è un pesce ottimo, nutrizionalmente ottimo, ma comunque grasso. Quindi se un soggetto è in sovrappeso e deve dimagrire, il sushi non è che non vada bene, va bene in certe quantità. Su soggetti che invece hanno sono in fase di costruzione muscolare, può essere un ottimo pasto quando non riescono più a introdurre grosse quantità di cibo o grosse calorie. Io tante volte ho fatto il pasto libero per non fare qualcosa che sia troppo dirty, consiglio sushi, perché è un pasto molto calorico ma di derivazione molto sana. Quindi lo contestualizzo così di solito. Questa è anguilla. Esatto. Invece il tuo dolce preferito? Beh, per me è tiramisù. Tiramisù? Tiramisù, classicone proprio. Classicone italiano proprio. Mi piace anche il dorayaki, quello giapponese. Però tiramisù è qualcosa di spettacolare. Ma sei della scuola di savoiardi, di pavesini? Savoiardi, classico proprio, ricetta classica. Mo per esempio, no, quando fai il pasto libero, quanti sushi mangi? Credo che tutti vogliono sapere, Andrea Presti, ma quanto ne mangi? Allora, diciamo che se parliamo di nigiri, che poi dipende anche da quanto riso, quanto salmone. Certo. Diciamo, questa è una grandezza intermedia. Il mio ricordo è stato 165 pezzi. E non me ne sono neanche reso conto, ero a cena con altre persone che senza di minuto li hanno contati, e quando ho finito gli ultimi stavo per ordinare degli altri e uno dei miei migliori amici, che si chiama Simone, mi fa: Andrea, posso dirti una cosa? Se a 165 va tutto bene, sei sicuro degli altri? Gli ho automaticamente subentrato il senso di colpa. E allora ho fatto finta di non aver più fame, ma ne avrei mangiati ancora 165 pezzi. Voglio proprio vedere chi riesce a mangiare più di Andrea. Lasciate i commenti sotto. Io vi invito, vi invito a invitarmi. Vi invito a invitarmi con voi, perché devo essere testimone della sfida. No, non sono, ripeto, non amo il cibo molto sporco, ma il cibo che mi piace ne mangio veramente tanto. Poi ragazzi, se la qualità è questa, non c'è proprio neanche da dire. Andrea, sushi oishikatta? Ma a me piace che le tue abbastanza buche, mi piace proprio. Oh, uricina! Questo era un siparietto giapponese versus camuno, che è un dialetto bresciano stretto. Non so quale più difficile da comprendere per l'italiano medio, quindi era bellissimo. In realtà voleva essere un dialogo lungo, siamo durati 4 secondi. Non riuscivo a trattenere la risata. Giappone verso Banca Monica, round 2. Andrea, nani kanomu? Ma è un bel più bule questo che, però è un po' particolare, preferirei un lavoro più semplice tipo sto che, però tobu. Ma in giapponese di com'è? È ri. Ma sushi è oishio, ne? Kore mo suki da tte yutte da shi, ma salmon mo suki tte yutte da shi, ne? Simple na yatsu ga suki nan da yo, ne? E invece per, a ri com'è per? Oh, kore mo oishio, ne? Kore oishio de shou? E solo vorrei capire che c***o mi ha detto, però.
Gli ho detto che è tutto molto buono, preferisco questi qua più semplici. Gli ho detto, come si dice cos'è pe? Al pe. Il pesce. Come si dice pesce in giapponese? Lui mi ha risposto e ha detto, è un ri? Al ri è di com'è in giapponese, riso. Andrea, i tuoi pasti come sono composti? I macro? Allora, variano molto dal periodo in gara o in off season. Sicuramente, allora, io ho un metabolismo molto veloce e tendenzialmente la mia genetica mi porta a essere magro, quindi io tendo a dimagrire in maniera molto, molto in fretta. Non sto mai quindi a bassissime quantità di carboidrati anche quando mi avvicino alla gara. Il minimo che ho fatto negli ultimi 5 anni sono stati, adesso non ricordo se 150 o 200, quindi comunque 200 grammi di riso al giorno li ho sempre mangiati, non sono mai andato sotto. Mentre tempo addietro ho fatto anche molte volte diete a zero carboidrati completo, ma perché comunque sì, perché comunque all'inizio della carriera fai dei test, fai delle prove, cerchi di arrivare comunque a determinati livelli di condizione che se non ti conosci la soluzione è mangio meno e sicuramente ci arrivo. Di conseguenza passo dal mangiare grosse quantità di carboidrati, quindi tradotto in riso 800 grammi di riso al giorno, con un abbinamento proteico che sta sempre derivato da carne bianca, carne rossa, pesce, salmone, tutte fonti comunque proteiche buone e una gran parte anche dagli integratori, perché comunque mi sono... In certi momenti della giornata sono ideali, molto meglio che il cibo, e poi mi aiutano a livello logistico. Sono molto più veloci, molto più agili se devo viaggiare. Grassi sto circa sui 120-140 grammi, quindi una quota abbastanza alta, sì. Quindi in off season sono abbastanza ricco di tutto, sia proteine che carboidrati che grassi. Quando si avvicina alla gara sicuramente i carboidrati vengono leggermente ridotti, le proteine vengono leggermente alzate, i grassi variabili. Perché i grassi sono quel macronutriente che dove ti giochi il fatto che avendo i carboidrati bassi ti stai spegnendo un pochettino, magari lavori sull'aumento dei grassi. Se invece sei a posto, ma vuoi raggiungere un livello di definizione molto più alto e i carboidrati sono già bassi, cominci a abbassare anche quelli. Ci sono diverse gestioni. Fatto sta che in off season si mangia molto e in maniera completa. In sottogara si mangia sicuramente mai completamente a zero, ma leggermente più limitato. Divisione dei pasti 5-6 al giorno. Non sono messo il culturista e non so neanche come facciano molti a fare 7-8 pasti. Non ce l'ho mai fatta, ma proprio a livello di tempo. Cioè da quando mi alzo, quando vado a dormire, la giornata riesco a dividerla bene in 5-6 pasti. Io chi mangia 8 pasti al giorno non so come faccia. Anche perché se io faccio un pasto abbondante ho bisogno di 3 ore per digerire. Non ce la faccio prima a fare un altro pasto. Tu invece la dieta come la gestisci, visto che comunque anche tu ti alleni e... Sì, anch'io cerco di mangiare quantomeno 5 volte al 5 giorno. 5 volte al giorno. Anche per me, diciamo, a livello logistico, uso molto spesso integratori, le proteine. Perché comunque sono anche tu, sei sempre in giro. E fai 3 pasti principali e 2 spuntini, classico. Ok, la cena la fai prima dell'ultimo spuntino o ceni molto tardi? Ceno tardi. Ceni tardi. Sì, diciamo che mi alleno verso le 7-8. Quindi per forza la cena diventa un post workout e va alle 10-10:30. Invece quando uno vuole aumentare la massa, sì? Quanto deve mangiare? Quante chilocalorie devono aumentare? È soggettivo. C'è gente che purtroppo ingrassa calorie già basse, quindi quando vedi che tu aumentando le calorie cominci già a ingrassare, devi fermarti. Devi cercare di capire, ok, sì, però se non alzo le calorie non cresco. Sì, ma stai aumentando le calorie e stai ingrassando. Quindi vuol dire che non puoi continuare così, ok? C'è invece qualcuno che ha bisogno di altissima quantità di cibo. Cioè la quantità di calorie che uno deve assumere la vedi tramite la condizione. Mangi tante calorie, stai ingrossando e non ti stai sporcando troppo, va bene. Mangi anche meno e sei un soggetto che invece è portato, se più che ingrossare stai ingrassando, devi fermarti. Si guarda sempre la condizione. Io magari parto con un ragazzo, dagli 4.000 calorie e vedo che non si muove, ma non solo non mette peso, la sua condizione a livello di composizione corporea non cambia. Vuol dire che è un metabolismo che viaggia come una Formula 1. Provo a dargliene 4-5, eventualmente 5.000, oltre un certo numero non vai, perché uno diventa veramente impegnativo a livello organico riuscire a gestirle.
Due, perché soprattutto con i carboidrati, la resistenza insulinica è un fenomeno che esiste e va proprio evitato come la peste. Tre, perché forse il corpo ti sta dicendo che non è pronto. Allora devi aspettare, stabilizzarti e poi eventualmente aumentare. Ma forse in quel momento non sei pronto. Mm-hmm. Invece, quant'è il limite massimo di percentuale di grasso durante la fase di massa? Perché molto spesso magari tanti ragazzi mangiano per aumentare la massa, ma... A livello di percentuale non ti so dare un numero. Diciamo che se una persona è una persona che è partita da una condizione fisica in cui stava bene, quindi non partiva già in sovrappeso e poi andava a cercare di fare un problema di massa, quando cominci a non vedere più completamente l'addome, un minimo di addome, un minimo di addominali. Quando si ripete una condizione fisica in cui la percentuale di massa grassa era corretta e quindi vedevi un addome non ipercolpito, ma un addome visibile, quando cominci a vedere che proprio c'è troppo accumulo nella zona addominale, io mi fermerei. Prima di andare a esagerare, puoi diventare veramente una zona che poi per togliere tutto quel grasso dovresti fare veramente un lungo periodo di definizione. Per le donne questa cosa può essere vista sui fianchi, sulle cosce. Anche se sto vedendo molti uomini che cominciano ad avere molta ritenzione, molto grasso a livello delle gambe e dei glutei, sì. E questa purtroppo è una configurazione derivata da fattori genetico ormonali. Alla vista devi sembrare sempre più grosso rispetto che grasso, proprio a livello visivo. Quando una persona ti dice, e piuttosto che dire come sei ingrossato, ti chiede quanto sei ingrassato, vuol dire che stai facendo qualcosa di non corretto. E soprattutto il mio consiglio è non cominciare mai un periodo di massa se partite da una condizione già con una massa grassa troppo elevata. Prima, anche a costo di vedervi più piccoli, di vedervi più secchi, perdete peso, dimagrite, fate un bel lavoro di dimagrimento e poi, nell'eventualità, cominciate ad alzare le calorie. Anche perché le calorie, quando le alzerete, verranno assorbite meglio, perché partirete da una condizione dove il metabolismo sarà sicuramente più attivo. Tu stai continuando a barare, mancano ancora tre. Dai. Io ho delle difficoltà a deambulare e a vivere, non so se più per le gambe, che incomincio a sentirle, o perché non... Per lo stomaco, dici. Sono full. Bene, io spero che questo video sia servito, come è servito a me, a fare chiarezza su tante cose riguardo a un ambito che ormai è diventato comunissimo anche nella nostra cultura, quindi il sushi. Quindi grazie ancora per avermi delucidato su tutto. Grazie per l'allenamento, perché è veramente difficile trovare un degno compagno di allenamento. Quindi grazie. Onore, grazie. E ovviamente ringraziamo chi ci ha ospitato oggi, perché una cura nel dettaglio, un sacco di cose, e ripeto, ho mangiato in tanti ristoranti giapponesi, non giapponesi, di sushi, perché questo è un vero ristorante giapponese, difficilmente ho trovato una qualità così, quindi grazie veramente. Kenta, a presto, grazie mille.